gli speciali di Unisound. A cura della redazione giornalistica. Videro e credettero, la bellezza e la gioia di essere cristiani è il tema della mostra ideata e prodotta dall'Associazione Itaca, che è possibile vedere e ammirare nell'atrio del nostro rettorato. Si tratta di 32 pannelli fotografici suddivisi in 5 sezioni che, partendo dal contesto di un mondo dove Gesù è uno sconosciuto, intende mettere in luce il realismo e la ragionevolezza della fede come solo elemento che può rispondere al cuore dell'uomo. La rassegna, dopo aver fatto tappa a Bellizzi e a Salerno, giunge a Fisciano, nel nostro Ateneo, appunto, dove resterà fino al 29 maggio. Il titolo Videro e credettero si rifà al racconto degli apostoli Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro. Viste a terra le bende, Giovanni vide e appunto credette. Il sottotitolo evoca la bellezza e la gioia, non la durezza o la fatica o la noia dell'essere cristiani. Parleremo ampiamente della mostra, ma lo faremo con una sorta di percorso di avvicinamento. Ecco perché abbiamo preferito dare allo speciale di oggi un titolo diverso: Essere cristiani nel XXI secolo. Affronteremo questa discussione con gli ospiti in studio e in collegamento telefonico. Buongiorno da Vincenzo Greco, ma prima permettetemi di salutare il mio compagno di viaggio Renato Perella. Ciao Renato. Grazie Vincenzo, veramente grazie, e non in maniera formale, di avermi invitato e di aver collaborato con me. Bene, non è la prima volta, speciale, non è la prima volta, non è la prima volta e la coppia funziona bene. Questa Speriamo. Mattina, uscendo dall'ufficio stampa per recarmi in radio, io ti ho visto impegnato per preparare proprio la mostra. Nel montaggio proprio, sì. Da buon lavoratore. Cosa significa per te questa mostra? Cosa ha significato? Cosa vuol dire? Ecco, cominciamo proprio bene. Io rispondo, ma a patto che tu poi rispondi anche tu personalmente su quello che hai visto. Visto che ho visto anch'io. Visto che l'hai visto anche tu. Ok. Guarda, sinteticamente, perché sono coinvolto in questa cosa? Perché descrive l'esperienza più bella della mia vita. Una esperienza che ho avuto la fortuna di incontrare, conoscere quando avevo 17 anni, ora ne ho 55, e che mi ha accompagnato in tutta la vita, dagli studi universitari a quando mi sono sposato, nella educazione dei figli, nel lavoro prima in ferrovia, adesso qui. E l'esperienza più bella e più significativa, per cui seppur con grande timore e tremore dico oggi sono un cristiano del XXI secolo, che mi dà, come dicevi tu qui, la possibilità di vivere non con durezza né fatica e senza noia tutte le mie giornate. E quindi il desiderio è quello, con i miei amici, di comunicare la bellezza di questa esperienza che mi ha segnato e che mi fa essere anche qui con te stamattina. Insieme a noi c'è anche il professore Luca Cerchiai, che salutiamo. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie prof, buongiorno per essere qui. Allora, lei ha visto forse per primo la mostra, cioè, ha fatto una visita dei 32 pannelli. Anche a lei chiedo qual è l'impressione che ne ha tratto. No, l'impressione è un'impressione sicuramente positiva, perché è una mostra, come dire, critica e non agiografica, cioè una mostra che pone dei quesiti e pone uno dei problemi cruciali della nostra esistenza, che è il problema della fede, no? Nei suoi caratteri, che alle volte possono essere anche drammatici. Quindi è una mostra che fa riflettere, in questo senso l'università ha fatto benissimo ad accoglierla. Ma a proposito di fede, uno dei pannelli, ma poi ne affronteremo sì, più approfonditamente questa discussione, uno dei pannelli, in uno dei pannelli c'è la fotografia di Novauta, la zona industriale di Cracovia voluta dai russi. Fede e ideologia, alla lunga l'ha vinta la fede? Domanda complicatissima. È un mondo senza ideologia ormai. Domanda complicatissima. L'ideologia è uno strumento di interpretazione della realtà. Quando l'ideologia perde il suo significato e si svuota, non ha più senso, no? Proprio crolla come un guscio. Quando la fede diventa una ritualità priva di contenuti, non è più fede. Cioè, l'importante è vivere autenticamente le esperienze. E devo dire, forse questa potrebbe essere una chiave che funziona per fede e ideologia,
non sono cose che esistono da sempre, sono delle invenzioni. Cioè la fede va inventata, perché ogni giorno occorre inventare la propria testimonianza, la propria esperienza del mondo. L'ideologia deve essere continuamente inventata, perché consiste nell'interpretazione del nostro rapporto con il reale, nello sforzo che noi abbiamo per trasformarlo. Prof, quando con Enzo ci è venuta l'idea di organizzare questo speciale sulla mostra, abbiamo pensato a lei come laico, cioè come uno che non conosceva la sostanza che era mostrata, e ci raccontasse le sue impressioni dopo aver visto le immagini. Ora, prima di raccontarcene, che è quello che mi interessa davvero, abbiamo in linea telefonica, in collegamento da Milano, Sandro Chierici, che è proprio il curatore della parte iconografica della mostra. Sandro, ci sei? Ci sono, eccomi. Buongiorno, Sandro. Buongiorno a tutti. Grazie davvero di essere qui con noi. Allora, Sandro, raccontaci. Io ho preso il testo che presenta la mostra, Video che credettero, sì. E ho letto chiaramente il tuo intervento, La fede è un percorso dello sguardo. Sì. E mi è piaciuto molto questo passaggio in cui tu dici: la sequenza di immagini vuole raccontare quello che abbiamo visto attraverso gli occhi di artisti, non soltanto artisti classici, ma anche fotografi, registi, uomini che lavorano con l'immagine, con tecniche di oggi, a dire: quello che abbiamo visto non è un ricordo dei secoli passati, ma è un'esperienza presente. Mi racconti qual è l'origine di questa scelta? Allora, l'origine di questa mostra sta proprio nella nostra reazione di impulso quando il Papa Benedetto ha indetto l'anno della fede, e ci siamo chiesti in che cosa potevamo noi accompagnare questo cammino che il Papa ci suggeriva. E la risposta è stata quella di provare a raccontare la nostra esperienza, come diceva chi è intervenuto prima di me. Io purtroppo ho avuto un momento di caduta di linea, per cui non ho sentito tutto l'intervento, ma mi ha colpito che all'inizio ha usato proprio queste parole: questa mostra descrive un'esperienza. Noi volevamo raccontare la nostra esperienza, perché pensavamo che questo potesse essere un contributo bello che potevamo dare all'anno della fede. E la nostra esperienza è un'esperienza di oggi, non è solo un'esperienza del passato, anche se io personalmente, professionalmente, lavoro sulle immagini, lavoro sulla storia dell'arte, ma quello che ci interessava era proprio far vedere che questa esperienza della fede è un'esperienza possibile oggi, e quindi farla vedere anche attraverso gli strumenti di comunicazione più vicini a noi, come la fotografia e il cinema. Infatti ci sono delle bellissime immagini tratte anche dal film di Pasolini. Allora, Sandro, come puoi immaginare, la radio difficilmente come mezzo può trasmettere immagini, e le bellissime immagini che tu hai scelto, però io ho provato a fare una selezione di canzoni che potessero invece ai nostri ascoltatori, a coloro che ci stanno ascoltando, che invitiamo chiaramente a venire qui nell'atrio del nostro rettorato a vederle queste immagini e tutta la mostra, ho provato a fare questo, chiamiamolo tentativo, stavo per dire un gioco, questo tentativo di raccontare in quattro canzoni le cinque sezioni della mostra. Allora, la prima parte della mostra introduce un po' il contesto moderno, la situazione in cui l'uomo moderno vive o ha vissuto in questi ultimi anni la fede. A me ha colpito tantissimo, ascoltando la radio in mesi passati, questo brano scritto da Vasco Rossi per Noemi. Si chiama Vuoto a perdere. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermi. Sono qui che guardo, crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati.
Vuoto a perdere Noemi, vai Enzo. Allora, siamo di nuovo qui per affrontare questo speciale, speciale un pochino particolare per me, perché non ho mai trattato di questi argomenti, essere cristiani nel XXI secolo, ma soprattutto discutere intorno a una mostra. Sì. Videro e credetelo, la bellezza e la gioia di essere cristiani. Lo stiamo facendo con il professor Cerchiai in studio e con Sandro Chierici in collegamento telefonico, che ha curato la mostra. Allestita oggi presso il rettorato della nostra università, che sta già riscuotendo un enorme successo, perché sì, nella prima mezz'ora lo commentavamo fuori onda, oltre 100 i visitatori. E beh, è un grande successo per la mostra, per fortuna per la bellezza colpisce ancora, attrezzata soprattutto nel campus, cioè lontano dalla città. Allora, con il professore Cerchiai e con Chierici io vorrei affrontare allontaniamoci ma non di tanto dalla mostra, vorrei affrontare un argomento particolare, spinoso, ma estremamente attuale. Chierici diceva: esperienza cristiani di oggi, qual è la nostra esperienza cristiana di oggi? Allora, le chiedo proprio a Chierici, e poi vorrei anche un parere del professore Cerchiai in studio: cosa significa essere cristiani oggi? Significa testimoniare quello che ci cambia la vita, che ci ha cambiato la vita e ci cambia tutti i giorni. Significa vivere ogni giorno come l'occasione di una conferma, come è stato per i discepoli, che questa intuizione che ci ha toccato, questo incontro che ci ha toccato, è vero per la vita, e verificarlo tutti i giorni e tutte le mattine, alzandosi e facendo i gesti che fanno tutti durante il giorno. Ma ecco, l'esperienza nostra, l'esperienza mia, devo dire, è proprio quella di vedere ogni giorno che quello che ho incontrato è vero e dà senso alla mia vita, dà pienezza alla mia vita, dà gioia alla mia vita, come è stato per i discepoli che camminavano con Gesù. Ogni giorno era un'occasione di una conferma che quell'uomo era davvero il riferimento della loro vita. Professore Cerchiai, i giovani alle prese con la disoccupazione come riescono a conciliare o come potrebbero riuscire, se riescono, a conciliare l'essere cristiani oggi? Ma io credo che i giovani, oltre alla disoccupazione, ogni giorno affrontino il problema ancora più complicato del loro posto nel mondo, no? Nel senso che siamo in una crisi di contenuti pazzesca. E beh, certo che la fede in questo senso può essere uno strumento molto forte, non perché propone un futuro oltre, ma perché sostanzialmente può dare una chiave di interpretazione dell'esperienza quotidiana. Io vorrei solo ricordare che cosa significa concretamente la pratica della fede per uno che, come me, è laico, per questi due avvenimenti che sono successi negli ultimi giorni, no? Straordinari della forza della fede, che sono stati la beatificazione di Don Puglisi e quel meraviglioso, incredibile spettacolo di fede che sono stati i funerali di Don Gallo, no? Lì non c'erano i giovani garantiti, c'erano i disoccupati, c'erano gli emarginati, che si sono riuniti nella chiesa, hanno espresso la loro voce, hanno avuto una risposta positiva, devo dire, e si è creata la comunità. Questa è la grande forza. Professore, ma non c'erano, io sono d'accordo con lei, c'erano queste persone non garantite, però la loro presenza può essere messa in relazione al fatto che Don Puglisi e Don Gallo insomma siano state figure diverse rispetto al potere. Sono state figure che hanno saputo interpretare pienamente i loro tempi, che si sono assunti il carico dell'esperienza e l'hanno tradotto senza timori. Questo è, cioè, sostanzialmente hanno inventato. Per questo dico, la fede è una cosa che va inventata ogni giorno e va verificata ogni giorno, al di là degli schemi, appunto, no? E alla fine, poi, una esperienza di questo genere coagula, fa comunità, viene riconosciuta molto di più che le esibizioni, no? di potere, eccetera, eccetera.
Lei parlava di fede come realtà importante. Avere la fede è un elemento importante, ovviamente qualsiasi tipo di fede, credo che di interpretare in questo senso. Come conciliare il rapporto con il dialogo con i musulmani? No, vabbè, ma il dialogo con le fedi diverse è un dato che deve essere per forza connaturato, perché le fedi esprimono testimonianze, no? Devo dire che l'Islam non è quell'Islam radicale, violento, che un certo tipo di interpretazione sbagliata vuole imporci. Non c'è niente di tutto questo, no? Queste aberrazioni non fanno parte della natura dell'Islam. La fede è discussione nel momento in cui pone un problema dell'uomo nel mondo, dell'uomo nella sua realtà, nell'uomo nei confronti della percezione di un Dio. È chiaro che i punti di incontro sono molto più numerosi che i punti di differenza, no? Ovviamente Chierici, una sola domanda, Renato, a Chierici, ovviamente proprio legandomi a quello che diceva il professore Cerchiai, ovviamente questa visione, questa posizione del professore Cerchiai viene meno nel momento in cui si parla di fondamentalismi, cioè il fondamentalismo cristiano, fondamentalismo musulmano creano uno scontro dove il dialogo non esiste e non può esistere. Allora, diceva un grande studioso di ecumenismo, il professor Olivier Clément, che gli uomini veri si incontrano. Per incontrarsi c'è bisogno di uomini veri, cioè di uomini che abbiano una certezza, una fede vera, e allora diventano capaci di parlare con tutti e con tutte le altre fedi e di dialogare con tutte le altre fedi. Laddove la fede non c'è, ma c'è soltanto un radicalismo ideologico, il dialogo è impossibile. No, io penso, mi è venuto in mente quando il professore parlava di spettacolo della fede, io sono stato testimone diretto di un grandissimo spettacolo, se si può chiamare così, perché ero il 18 maggio in Piazza San Pietro quando il Papa ha raccolto tutti i movimenti della Chiesa mi colpiva molto, ascoltando il professore, questa un'osservazione, e cioè che anche la comunicazione rispetto alla Chiesa e al fatto religioso in quanto tale ha sempre avuto e continua ad avere un atteggiamento per cui magari 300.000 persone in Piazza San Pietro, io non ho letto nessuna notizia in prima pagina, se non forse nella cronaca romana sarà uscito qualche cosa online, oppure nella comunicazione, se si può dire così, ecclesiale, cioè la sua avvenire, il fatto che c'erano tante persone e quindi mi colpisce sempre il fatto che il mondo della comunicazione, e mi ci metto anche 300.000 io, persone organizzate un sindacato qualsiasi e invece fa notizia. No, non so, almeno non solo questo. No, voglio dire che la comunicazione bisogna stare sempre fondamentale. Allora, secondo brano musicale, entro sempre a gamba tesa. Nella seconda sezione della mostra viene sostanzialmente detto che anche in un contesto così, come si può dire, complicato, ostile. Non si può negare che il cuore dell'uomo è richiesta di infinito. Cercando tra le ultime canzoni ascoltate in questi anni, mi è venuta in mente una bella canzone di Jovanotti, questa è Fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli.
scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorare. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo e con il fango. Fango Giovanotti, siamo ritornati in studio per questo speciale, vai Ben. Speciale, essere cristiani nel XXI secolo, per commentare la mostra Videro e Credettero. Allora, parliamo proprio della mostra. Il secondo pannello della prima sezione ha questo titolo: Dio, se c'è, non c'entra. Io vorrei legare a questa affermazione quella che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione di Auschwitz, insomma l'affermazione che veniva fatta più spesso o sentita più spesso era: dove era Dio? Allora, professore Cerchiai, come conciliare queste due affermazioni legittime entrambe? Beh, però la domanda di dove è Dio dopo la guerra non è una domanda pertinente. Uno potrebbe dire, per chi ha fede, che Dio era veramente nella testimonianza e nella croce che ciascuno ha dovuto portare, ma non si può dare a Dio le colpe degli uomini, no? Il problema secondo me... Potremmo quindi dire dove erano gli uomini. Dove erano gli uomini, ovviamente, perché, ripeto, la fede è testimonianza, e il fare le cose che si deve, farle con animo leggero, farle con speranza, potremmo dire, richiamando un nostro grande santo, e farle in perfetta letizia. Allora, voglio dire, il male poi fa parte dell'uomo, non fa parte di Dio, no? Sono d'accordo, però dove sono gli uomini che agiscono in questo modo pur dicendosi cristiani praticanti? Io per esempio non sono un praticante, però credo, ecco perché ho accettato ben volentieri di condurre insieme a te, Renato, questo speciale, e di vedere la mostra di cui dopo ci dirai la tua impressione, certo. Quindi è un argomento importante quello che stavo ponendo. Certo, diciamo che la testimonianza di vita
ma di chiunque abbia fede, ma devo dire ancora una volta, la fede in Dio è anche una fede nelle qualità migliori dell'uomo. No, non sono due cose che possono essere separate. Se io credo all'uomo, sono portato a credere in Dio, e d'altra parte se credo in Dio credo nell'uomo, perché non sono, è la stessa realtà sfaccettata su più livelli, no? Uh-huh. E a questo punto la cosa importante, secondo me, ripeto, è dare testimonianza in semplicità. Su questo la mostra è molto efficace, non ci sono molti discorsi, no? È il fatto di sapere di avere fatto quello che si doveva, certo, di avere fatto quello che si doveva, di non sentirsi necessariamente di avere necessariamente bisogno di un premio, di un riconoscimento, perché si è fatto quello che si doveva, perché nella natura umana è quello di fare quel che si deve. Io, quando Enzo, non è la prima volta che facciamo questa domanda, e non è la prima volta che tu fai questa domanda ai tuoi ospiti, soprattutto per quella serie di servizi che hai fatto per gli speciali dedicati alla Shoah, io mi è venuto in mente due immagini. La prima è a proposito della presenza di Dio, che non lo lascia mai l'uomo, e mi viene in mente Massimiliano Kolbe, che decide di mettersi a posto di un altro e dona la sua vita. E l'altro, di cui si sta discutendo in questi giorni sui giornali, è Palatucci, il nostro Palatucci, il prefetto che poi ha dato la sua vita per salvarne tanti. Stanno mettendo in discussione quanti erano quelli che ha salvato, ma sicuramente, anche per il racconto che me ne fa appassionato il nostro amico Angelo Picariello, io credo che Palatucci abbia dato la vita per testimoniare quello che lui credeva, e cioè la presenza di Dio nella terra. E quanti erano e parva materia? L'importante è muoversi nel credo, nella fede, insomma. Sì, Dio interviene sempre attraverso la libertà delle persone. In quei contesti anche terribili, in cui il potere aveva preso la forza su tutto, la mano su tutto, non lascia l'uomo solo. E in questa direzione, per esempio, tanto per ritornare a certi a programmi a cui tu facevi riferimento, si muoveva per esempio Don Peppe Diana. Sandro, cosa dici? Io credo che qui stiamo toccando un tema enorme, che è quello del mistero della presenza del male nella vita dell'uomo, che è proprio un mistero, perché è dovuto alla libertà. Dio ha scommesso tutto sulla libertà dell'uomo, e quindi anche sulla possibilità che l'uomo ha di fare il male, ma direi che l'annuncio grande che la fede ci porta a fare è che il male non è l'ultima parola sull'uomo, come la morte non è l'ultima parola sull'uomo. E proprio in questa sezione della mostra c'è quel bellissimo affresco di una tomba etrusca con i due personaggi che a tentoni cercano, sono fermi davanti a questa porta della morte, che per tutto il mondo antico rappresentava il limite ultimo dell'uomo. E la grandezza dell'annuncio cristiano sta proprio nel dire: è successo qualcosa, un uomo ha vinto la morte, e quindi da quel momento la morte non è più l'ultima parola sull'uomo, e tutto il mistero del male ha questa via di fuga, questa via di uscita, perché Cristo ha vinto la morte, ha vinto il male, se l'è preso su di sé, si è fatto mettere in croce per vincere il male dell'uomo, e per dare una speranza anche dentro le situazioni più terribili. Basta leggere la cronaca di questi giorni, insomma, per vedere a che abissi di male l'uomo può giungere. Eppure l'annuncio cristiano in questa situazione, in questo contesto, che è un contesto sociologico, diciamo, ma è un contesto personale, perché il male è dentro ciascuno di noi e lo sperimentiamo tutti i giorni, l'annuncio cristiano è: alza lo sguardo, perché c'è qualche cosa che è più del male, che è oltre il male, che ha vinto il male. Chierici, lei parlando del male mi sollecita una domanda. Il mondo è solitamente fatto, appunto, bene, tra bene e male, è mondo binario, bene e male, brutto e bello, rosso e nero, destra e sinistra in politica. Come conciliare questa visione del mondo con quella trinitaria della fede cristiana? Io sentivo
infatti la canzone di Jovanotti prima, no? Quando diceva rido e piango, mi fondo con il cielo e con il fango, perché questa è la situazione dell'uomo, è la situazione di ognuno di noi. E questo è, come dire, questo è il dato, no? da cui dobbiamo partire. A riconoscere che noi siamo questa fusione continua tra riso e piango, tra cielo e fango, e però in questo vivere questa certezza che anche quando sono solo lo so che non sono solo, perché qualcuno è venuto a vincere. Professore Cerchiai, il nostro Cicerone di stamattina, il nostro Cicerone, perché abbiamo visto la stessa insieme la mostra, si è soffermato sul pannello 6, una fede irrilevante con punto di domanda, e all'interno di questo pannello c'è l'affermazione, è un pensiero di Giovanni Paolo I, che leggo: il vero dramma della Chiesa, che ama definirsi moderna, è il tentativo di correggere lo stupore dell'evento di Cristo con delle regole. La Chiesa imprigionata fa male alla fede? No, la Chiesa imprigionata fa male innanzitutto a se stessa, perché allontana i fedeli, no? Abbiamo visto Papa Francesco che, ventata di novità, ha saputo tradurre, uscendo vestito in modo diverso dal balcone nel momento della sua proclamazione, e questo bisogno di novità si avvertiva nell'aria, no? Sì. E tutta la comunità dei fedeli sostanzialmente aveva bisogno di una parola diversa. Quindi è chiaro che la Chiesa in quanto istituzione perde. La Chiesa, come la fede, deve essere lo scandalo dell'invenzione della testimonianza quotidiana. Non c'è niente da fare, perché come dire, la testimonianza, l'esperienza quotidiana è poi quella che tocca ciascuno di noi e con la quale ciascuno di noi deve fare i tuoi conti. Sì, mi è venuto in mente a questa domanda quello che ha detto Papa Francesco sabato 18, ha detto: quando tu sei dentro casa e non vuoi uscire, hai paura dell'incidente, allora la Chiesa deve uscire fuori, e io preferisco una Chiesa incidentata rispetto a una Chiesa che rimane dentro e alla fine muore e schiatta. Allora, altro brano musicale. Terza e quarta sezione descrivono il fatto storico accaduto, questo uomo che si è detto Dio, Gesù. Non è stato facile, e probabilmente non ci sono riuscito a trovare una canzone che dicesse in maniera adeguata come Gesù si è posto in quegli anni e poi come gli uomini che lo hanno visto lo hanno seguito. Però, essendo affezionato a Sant'Angelo in Formis, di cui ne approfitto, invito Sandro, se vuole un giorno venire, io con il professor Cerchiai ci andiamo a fare una passeggiata, io abito lì vicino e volentieri. Sono un grandissimo appassionato, non voglio dire che lo so pelo pelo quel la posto, la chiesa dell'abate Desiderio, esattamente. Mi è venuta in mente l'immagine della peccatrice, e mi è venuto in soccorso il grande Zucchero, che con Bocelli e Pavarotti hanno interpretato questa grande Miserere.
sono santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. Miserere questo lo zucchero, chiaramente l'immagine era quella della peccatrice, quando Gesù dice, ma solo lui lo poteva dire, chi ha peccato, chi non ha peccato, anzi, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Allora prof, abbiamo visto insieme a lei stamattina, accompagnato dal professor Grassi, come raccontava Enzo, la visita. Rispetto a questo fatto di stamattina, la sua impressione, mo ci vuole. Mi viene il napoletano da laico, cioè da uno che osserva il fatto. No, l'impressione ci racconti la sua impressione. L'impressione è senz'altro positiva e secondo me uno dei nuclei forti della mostra è proprio la sequenza di pannelli dedicati alla figura di Gesù storico, perché lì è uno dei nodi incredibili. Perché Gesù è una figura nella storia, su cui esiste una serie di fonti, alcune delle quali sono state selezionate dalla storia ufficiale, altre sono rimaste ufficiose. Esistito, e però, e questa è la sequenza bellissima secondo me della mostra, a un certo punto, di fronte a questa figura storica, è scaturita la domanda, e tu chi sei, no? Certo. E questo è il nodo, e questo poi diciamo è la tensione. E tu chi sei? Come può essere? C'è, cioè, il passaggio da una figura storica a qualcosa che trascende la storia, e questo è il mistero, no? Mm-hmm. Ed è vero che non è la prima figura di Dio che si è incarnato, però forse è anche vero che è la prima figura di un Dio che si è incarnato nella sconfitta, che si è incarnato nel non trionfo e che dunque ha ribaltato la prospettiva della storia. Questo mi sembra il nodo, l'impressione giusto dall'osservazione, certo, del fatto. Una mostra, poi dopo tocca a te. Una mostra, dicevamo in apertura, noi salutiamo il professore Cerchiali, lo ringraziamo innanzitutto di essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie, grazie professore. La saluta Sandra. Sentiremo un po' di rumore, ma è la porta dello studio che ecco, si chiude. Allora continuiamo, dicevamo una mostra, abbiamo detto in apertura, una mostra ecclesiale, quella che oggi è possibile, che da oggi è possibile visitare qui in Ateneo, all'Università di Salerno. Nel rettorato. Una mostra però che lascia, almeno questa è la mia impressione, che lascia... che ti impegna, anche se non sei un frequentatore assiduo, ti impegna con la mente, ti impegna nella lettura, catalizza insomma la tua attenzione. Questa è quella, è sì, quello che ho provato io. Anche all'osservatore distratto. Anche all'osservatore non estremamente anche all'osservatore laico, diciamo così. Sì, sì. Io per esempio mi sono soffermato e sono tornato sui diversi pannelli, quindi non l'ho vista una sola volta, l'ho rivista, l'ho riletta, non tutti ovviamente perché dovevamo andare in trasmissione, venire in trasmissione, però l'ho fatto, il che vuol dire che insomma è una mostra che non lascia, appunto, bravo, non lascia indifferenti. Detto questo, io vorrei se non lascia indifferenti laici o oltre che cattolici ovviamente, vorrei chiedere a Chierici qual è lo scopo della mostra. Ovviamente non può essere solo questo.
che è banale. Il scopo della mostra, la mostra vuole, come dire, suscitare qualche delle domande in noi. Mi fa piacere quello che lei ha detto fin qui, perché vuol dire che forse abbiamo colto nel segno. Noi non volevamo fare una spiegazione teologica di che cosa sia la fede, ci sono tante altre persone molto più competenti e esperte di noi per spiegare che cos'è la fede. Volevamo raccontare che cosa è stata per noi l'esperienza della fede e che domande ha posto a noi per la nostra vita, e se possibile trasferire queste domande, far percepire queste domande anche a chi viene a visitare la mostra. Ci siamo soffermati poco fa sull'episodio della peccatrice di Sant'Angelo in Formis. Ecco, credo che dietro questo episodio ci siano come due domande. Una, ma chi è quest'uomo che ha l'ardire di dirmi che perdona i miei peccati? E due, chi sono io per quest'uomo? Che valore ho io per Cristo perché lui mi dica ti perdono i tuoi peccati? Cioè, che valore immenso ho io per Cristo perché lui arrivi a dirmi ti perdono i tuoi peccati, perché ti voglio con me, ti voglio salvo, ti voglio libero? Ecco, per dire, ecco, queste domande sono quelle che l'incontro con Cristo ha generato nel nostro cuore e che ci hanno cambiato la vita, perché chiedersi chi sono io per Cristo vuol dire trovare una dignità di me che nessuno al mondo riesce a darmi, nessuno al mondo riesce a dare all'uomo questa dignità, questo spessore di dignità così grande che gli dà Cristo. Ecco, e questo era un po' lo scopo con cui abbiamo fatto la mostra, era proprio quello di far nascere dentro di noi e dentro chi visita la mostra queste domande così fondamentali per la nostra vita. Domande fondamentali per ciascuno di noi, quindi non solo per la collettività, ma proprio da persona a persona. Per me, Renato, sì. Sì, infatti, guardando i pannelli ci si pone proprio di fronte a questo. Lui diceva bene, ci si pone proprio di fronte a queste domande, lasciando perdere, bypassando l'essere o meno cattolico, l'essere o meno laico, sì, è una questione che è al di là delle valutazioni, della propria collocazione anche ideologica, politica, sì, infatti, sono d'accordo. È come se fossimo i pescatori che a un certo punto incontrano a uno. Esatto. Non gli ha mica chiesto se la carta d'identità prima, cioè li ha incontrati così come erano. Se erano di sinistra. L'affermazione che diceva noi non abbiamo voluto fare una mostra insomma esaustiva non abbiamo voluto mettere il cappello sulla mostra, certo. Questa la dice, condivido questa affermazione soprattutto quando c'era il pannello di Nova Uta, mm-hmm. Cioè la zona, ne abbiamo parlato prima, la zona industriale comunista di Cracovia, un altro cicerone, perché c'erano diversi ciceroni, sì, oggi sì. Un altro cicerone parlava e diceva in quel periodo non c'era a Nova Uta nessun crocifisso, sì. In quel periodo, dico io, non c'era la possibilità di fede a prescindere, sì, dal crocifisso, e questo è una dimostrazione di come la persona, e torno a me personale, al mio sì, ego, si pone di fronte a quella mostra. Nova Uta, io sono di sinistra, però capisco e condivido quella affermazione, quella posizione, sì. Sono contrario per esempio al diniego, al divieto di espressione, e in quel caso la fede era un'espressione, qualsiasi fede. Certo, ti vorrei svelare un piccolo aneddoto. Il curatore, quella persona che tu hai ascoltato, tutti e due i curatori di stamattina sono stati tutti e due lì a Cracovia per costruire una chiesa negli anni 70. bellissima città. Allora, altra e ultima canzone di questo speciale. Ho ancora negli occhi il grande concerto che ha fatto il boss Bruce Springsteen a Napoli, e sono veramente rimasto colpito dalla bellezza di una sua canzone che sostanzialmente descrive proprio l'ultima parte della mostra, che è la chiesa, cioè il posto dove
Cristo poi rimane nel tempo. E l'immagine che ne dà in questa stupenda canzone che si chiama Land of Open Dreams, il boss, è come di un treno che passa nella stazione di tutti e che tutti possono prendere al volo, in cui ci sono i giocatori, le prostitute, la gente per bene, i santi, e che però è bella perché porta al compimento della propria vita. Allora, questa è Land of Open Dreams di Bruce Springsteen. Questo era il grande boss Bruce. Beh, complimenti a Renato per aver curato, eh? Sì, speriamo che Sandro non mi dico a pedirli, come si dice a Napoli, per la scelta che ho fatto di queste bellissime canzoni. Grazie, bellissima questa, bellissima. Quindi poi, le altre tre me le ha bruciate, vabbè. Allora, poi musica, come sì, dicevi tu prima, scusami, musica è in stretta connessione, la musica con la fede. Certo, è fondamentale questo rapporto. E certo, come le immagini, così la musica che esprime poi quello che l'uomo ha nel cuore, esprime anche quello, il sentimento e la bellezza dell'aver incontrato Cristo. Allora, Sandro, terminerei questa nostra chiacchierata. Vuoi darci visibilità di dove la mostra è andata, come sta andando, fino a quando sarà possibile
Dunque, la mostra ha cominciato a girare l'autunno scorso e ha fatto già oltre 100 allestimenti in Italia e all'estero. In questo momento ce ne sono diverse copie che girano in Italia e due che girano all'estero, una in spagnolo che sta girando in Perù, è stata a Lima e poi sta girando in alcune altre città del Perù, e una in francese e una in spagnolo anche, che sta girando per la diocesi di Lugo. Quindi è una cosa che ci è un po' esplosa fra le mani, non ce l'aspettavamo neanche noi, ma ci è stato proprio richiesto di tradurla e di farla conoscere anche all'estero, e questo ovviamente ci rende molto molto contenti, ecco, molto molto contenti. E del resto io, scusami, ma volevo tornare un momento solo su questa ultima canzone che ci hai fatto sentire, perché dice proprio una cosa che mi colpisce molto, che si riallaccia a quello che diceva tutto il discorso che abbiamo fatto stamattina. Diceva: questo treno porta santi e peccatori, porta perdenti e vincitori, prostitute e giocatori d'azzardo, anime perse, cuori infranti, ladri, anime buone, porta buffoni e re, e poi dice: questo treno tutti a bordo. Perché questo è un testo bellissimo, proprio perché dice tutto il contenuto dell'annuncio cristiano: tutti a bordo, perché su questo treno, che poi è Gesù, questo treno, il treno della fede, c'è posto per tutti, ma veramente per tutti. E qui è proprio l'insegnamento anche di alcuni personaggi che avete citato, da Don Gallo a Don Puglisi, cioè un'apertura totale a tutto l'uomo, chiunque esso sia, perché questo è l'annuncio di speranza della fede, il treno della fede e della salvezza. Vorrei però chiudere per completare anche l'opera di comunicazione e di informazione alla quale tu, Renato, facevi riferimento, chiedendo a Chierici. Noi abbiamo parlato di 32 pannelli, però 32 pannelli divisi, insomma, come è strutturata la mostra? A beneficio di chi ci ascolta. La mostra è strutturata in queste 5 sezioni che abbiamo ripercorso. La prima, per andare a fondo a quello che Papa Benedetto diceva, cioè che il mondo oggi ha bisogno di riscoprire la fede perché l'ha persa, la fede non c'è. E quindi la prima sezione descrive questo contesto, che poi è il mondo esterno, ma il mondo interiore di ciascuno di noi. La seconda sezione ci richiama da dove ripartire, cioè dal desiderio di infinito che abita il cuore di ciascuno. La terza e la quarta sezione sono la risposta che Cristo ha dato a questo desiderio dell'uomo, nascendo, rendendosi incontrabile, rendendosi visibile e quindi anche rappresentabile nell'arte, attraverso un cammino del cuore e della ragione. E la quinta e ultima sezione vuole riproporre questa traiettoria dal vedere al credere, che è quella che ha caratterizzato tutta l'esperienza dei primi discepoli, come un cammino percorribile per l'uomo d'oggi, attraverso la Chiesa, attraverso i Santi, attraverso la ricerca della contemporaneità di Dio presente nel mondo di oggi. Renato, te la chiusura. La chiusura è questa, è la promessa che mi hai fatto all'inizio. Tu l'hai vista la mostra, adesso in un minuto mi dici qual è la tua impressione, cosa ti ha suscitato. Questo già te l'ho detto, però io direi qualcosa in più. A chi ci ascolta direi di visitare la mostra. Ecco. Direi di visitare la mostra, ma lo voglio ripetere, a prescindere dalla loro collocazione politica, e quindi anche ai miei amici di sinistra, visitate la mostra. È una mostra che comunque, dalla quale trarre insegnamenti. Ok, grazie Sandro di essere stato con noi, grazie di aver fatto questo lavoro per tutti noi, che non è banale, capisco. Quanto ci hai lavorato, giusto per curiosità? 6 mesi circa ci abbiamo messo a farla. Appena. 6 mesi. Ma sì. Eravamo in 4 e non ero da solo. Sì. Va bene. Le cose si preparano per tempo, se devono riuscire bene. Grazie ancora a Sandro Chierici di essere stato con noi. Grazie a Prof. Cerchiai che ci ha accompagnato. Grazie a Enzo per avermi invitato. Grazie a te per essere qui, grazie a tutti. E penso che sia veramente l'ultima, perché se non erro, l'ultimo speciale di quest'anno. L'ultimo speciale, perché poi giugno probabilmente andiamo con la radio. Sì. A tutti voi bravi ascoltatori, diciamo che questa trasmissione, compreso Sandro, glielo manderemo il link, è possibile riascoltarlo in podcast in qualsiasi momento, anche su iTunes U, su iTunes, lo store della Apple, e su iunisa.unisa.it. Bene, grazie a tutti, buona giornata. Unisound. Scrivici a diretta
diretta web radio @unisa.it oppure manda un sms al 320 74 0600.